Forza Nuova e i Neri. Forza Nuova e i Neri. Si dice neri e non si dice più negri. Una volta si diceva negri, oggi si dice neri. Andate pure a verificare voi. Beh, Forza Nuova e i Neri. C'è stata una polemica, o forse ancora in corso la polemica, tra Forza Nuova e un certo sacerdote che ha portato dei neri, li ha portati al mare come premio per avere questi neri lavorato per una certa onlus. Allora, io agli amici di Forza Nuova, amici perché per me, io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, e per me gli esseri umani sono tutti amici, capito? Per cui sono amici anche quelli di Forza Nuova. E agli amici di Forza Nuova io devo ricordare che è colpa nostra. Colpa nostra di noi ariani indoeuropei, se i neri sono venuti in Italia. Sì, amici di Forza Nuova, è colpa nostra di noi ariani indoeuropei, se i neri sono venuti in Italia. Perché quando io sono nato, cari amici di Forza Nuova, io sono nato il 7 febbraio 1940, di neri in Italia non ce n'era neanche uno. E così poi nel 1945, nel 1950, nel 55, nel 60. Nel 60, 1975, non c'erano mica i neri, non se ne vedeva neanche uno dei neri in Italia. Perché ai miei tempi, e io, cari amici di Forza Nuova, sono cresciuto a pane e cicoria, e si cresceva bene pure ai tempi in cui ci si nutriva con pane e cicoria, capito? C'è il film Pane, Amore e Fantasia. Beh, io vi posso garantire che ai miei tempi, in Italia, le arance, i pomodori e le olive venivano raccolte da noi ariani indoeuropei. Capito? Eravamo noi italiani che raccoglievamo le arance, le olive e i pomodori, ed eravamo noi ariani nelle stalle a mungere il latte. E adesso nelle stalle a mungere il latte non ci sono i neri, ma ci sono i cingalesi. Però ai miei tempi, eravamo soltanto noi ariani indoeuropei nelle stalle a mungere il latte, perché mio nonno era un contadino, era un agricoltore, che ha campato oltre 90 anni ed era sempre felice e contento, anche se non doveva lavorare pure la domenica, doveva lavorare per Pasqua e per Natale, pure era sempre felice e contento mio nonno. I neri sono arrivati in Italia a raccogliere le olive, le arance, i pomodori e anche a fare altri lavori. E quando noi ariani indoeuropei ci siamo tirati indietro, non mi venite a dire che noi ariani indoeuropei andremmo ancora a raccogliere le olive, le arance e i pomodori se fossimo pagati bene. No, perché ai miei tempi ai miei tempi, noi indoeuropei ariani, raccoglievamo le olive, le arance, i pomodori a prezzi stracciati. Basta andare a vedere il film Riso Amaro, dove c'erano le mondine, tutte italiane, le mondine, con l'acqua sino alle ginocchia, tutte curve a raccogliere il riso. Andare a vedere come le mondine italiane, ariane, indoeuropee, si vada a vedere come vivevano. E siamo noi che siamo cambiati, capito? Siamo noi che siamo cambiati. Allora non è colpa dei neri se sono arrivati qua in Italia, è colpa nostra, di noi ariani indoeuropei, che abbiamo fatto un passo indietro. Se noi ariani indoeuropei, invece, mi si passi il termine, invece di fare le happy hour, torniamo a fare quello che si faceva una volta ai miei tempi, torniamo a raccogliere le arance, le olive, i pomodori, i neri in Italia spariscono. I neri in Italia spariscono. E ripeto, Forza Nuova, non mi venite a dire che oggi nessun giovane ariano, indoeuropeo, vuole raccogliere arance, olive e pomodori perché è un lavoro sottopagato. Non me lo venite a dire questo. Perché era un lavoro sottopagato pure ai miei tempi, quando arance, olive e pomodori,
venivano raccolte soltanto da noi ariani indoeuropei. Non so se mi spiego, Forza Nuova, non so se mi spiego, Forza Nuova, capito, Forza Nuova? Io so questo qua, Forza Nuova, la mia storia della filosofia, un po' stoica, un po' cinica, mi raccomando, Forza Nuova, mi raccomando. Noi abbiamo bisogno delle arance per fare le lanciate, delle olive per fare l'olio extravergine di oliva e dei pomodori per farci il sugo per la pasta asciutta. A voi, amici di Forza Nuova, e a tutti voi che mi state seguendo, tanti cari saluti da Serafino Massoni.